Buongiorno a tutti. Nel mio nuovo video volevo parlarvi dei nuovi occhiali che mi sono stati forniti dalla squadra, sono i KOO, e volevo darvi tre pro e tre contro. Primo pro, lenti intercambiabili. Secondo pro, nasello intercambiabile. Terzo pro, è la chiusura. Primo contro, la forma non è delle più moderne. Secondo, il nasello si lascia un po' andare con il tempo. Terzo, si appannano facilmente. Dicevamo delle lenti intercambiabili perché già nella loro custodietta, come potete vedere, avete tutto il necessario, sia le lenti per la pioggia, queste qua, che la sua custodietta che è ancora in celofanata e il puliscilenti. Montato avrete un nasello senza nulla, che sono divisi, due naselli separati, mentre nella scatola troverete questo nasello che è tutto unito, in modo che si può adattare al naso di chiunque, diciamo. La chiusura è veramente molto molto bella perché quando vai a chiuderlo diventa veramente piccolo e secondo non è fragile come spaccare, diciamo, una bacchetta di uno normale, è diciamo proprio un tutt'uno, vedete? È molto stagno e molto solido. Parlavamo della forma. Diciamo che la forma anche indosso non è delle più moderne, è un po' retro, però diciamo che coi colori che fanno si ringiovaniscono un po'. Comunque è bello, eh? Non è delle più moderne, ma un bell'occhiale. Secondo contro, dicevamo che il nasello ha diciamo una zigrinatura che ha due misure. Questa è la prima, se si vuole si può allargare facendo forza. Logicamente questa zigrinatura con il tempo, a forza di allargarsi, stringersi o il freddo o il caldo, si altera un po' e perde la sua durezza e quindi di conseguenza, diciamo, andrà a smollarsi e rimanere sempre largo. Come terzo contro abbiamo che la lente si appanna veramente veramente facilmente. Perché? Perché essendo un occhiale chiuso esternamente e non avendo nessun tipo di foro, l'aria passa solamente da sotto e da sopra, ma da sopra si ha, diciamo, la fronte a contatto. Quindi l'aria passa solamente da sotto e non ha una fuoriuscita. Di conseguenza si tende ad formarsi la condensa e si appanna facilmente l'occhiale. Volevo concludere dicendovi un grazie, intanto che magari avete visto il mio video. Spero vi sia piaciuto, lasciate qualche like e commentate se avete bisogno di aiuto. Io sarò sempre disponibile e seguitemi, così vi porterò nuovi consigli, nuovi vantaggi e contro di magari altre cose sportive, perché tratterò solamente per il momento cose sportive e soprattutto ciclismo.